entreremo nella discussione tecnica con gli interventi. Qualche parola introduttiva finalizzata a esplicitare o a sottolineare ulteriormente gli obiettivi di fondo di questo nostro incontro di oggi. Come studiosi del Dipartimento DEMS dell'Università di Palermo, avvertiamo ormai da qualche tempo l'esigenza di rivisitare criticamente, di ripensare i modelli sinora dominanti dell'azione e delle strategie antimafia attivabili ai vari livelli. Vi è, a nostro avviso, una necessità di verifica critica, di rinnovata riflessione e di rinnovata progettazione, che peraltro non è soltanto circoscrivibile agli strumenti normativi e giudiziari di intervento. Non si tratta, a nostro giudizio, soltanto di riordinare, di ammodernare, di integrare, di rendere più flessibile, più duttile, più sofisticata la cassetta degli attrezzi tecnico-giuridici e degli attrezzi giudiziari. L'esigenza di ripensare l'antimafia verosimilmente include più a monte lo stesso approccio della politica e della società civile nelle sue diverse articolazioni ai temi della mafia e dell'antimafia. Ne hanno significativamente preso atto di recente anche alcuni soggetti che dal punto di vista culturale e dell'impegno antimafia rappresentano un punto di riferimento. Non soltanto Nino Fasullo, che è intervenuto poc'anzi con alcuni suoi recenti articoli sulla stampa, intitolati per esempio «Il nuovo ruolo dell'antimafia quando la mafia non spara più». Alludo ad una recente intervista, apparsa pure su Repubblica nei primi di marzo, di Don Ciotti, il quale nel prospettare anche lui l'esigenza di un ripensamento, addirittura arriva al punto di, non tanto provocatoriamente, no? Di sostenere come parole quali antimafia, legalità, controllo di legalità, eccetera, sono ormai diventate o rischiano di diventare parole malate, parole usurate dal tempo, parole vuote. Da questo punto di vista io, diciamo, mi unirei a quanti avvertono questa crisi di alcuni concetti e di alcune parole, quindi, e lanciano un messaggio verso una prospettiva di rinnovamento e di ripensamento. Direi che si avverte sempre più l'esigenza di fare meno retorica, di minori ritualismi, e anche, direi, se mi è consentito, di minori falsi unanimismi. E perché no? Di minori interessati opportunismi. C'è anche un business antimafioso e di questo bisognerebbe prendere atto. E direi che correlativamente c'è un'esigenza di maggiore pluralismo politico-culturale. C'è un'esigenza di maggiore spirito critico e c'è un'esigenza di maggiore confronto reale su come interpretare oggi i fenomeni mafiosi e anche su come cercare di contrastarli in maniera più aggiornata. Non voglio essere polemico, ma in maniera preconcetta, ma vorrei dire che il modo come fare vera antimafia, il vero Vangelo antimafia, non possono pretendere di imporlo né grandi star mediatiche o grandi santoni mediatici che presumono di poter dettare l'agenda politica al governo sull'antimafia, né alcuni esponenti politici, mi riferisco per esempio alla recente vicenda della riforma dell'articolo 416 ter del voto di scambio, no? Che hanno assunto atteggiamenti nel senso di dire noi
Io so come il popolo vuole che il voto di scambio sia scritto, per cui quello che dicono i magistrati o che scrivono i professori o i tecnici, beh, sono sofisticherie che lasciano il tempo che trovano. Dico, tutto questo dal mio punto di vista significa fare populismo politico che mette i piedi o rasenta il populismo penale. Il populismo penale è una delle forme perverse di populismo politico. Meno male che oggi i giornali ci informano che alla Camera il 416 ter sarebbe stato corretto nel senso auspicato. Né come si fa la vera antimafia possono spiegarcelo da soli i magistrati, né possono spiegarcelo da soli i magistrati delle procure, sia pure particolarmente esperti nella conoscenza del fenomeno e nel modo di contrastarlo. Si possono fare diverse interpretazioni e diverse ricostruzioni degli stessi fenomeni indagati, senza che questo voglia dire minimamente delegittimare la magistratura, senza che questo voglia dire minimamente assumere il ruolo di reprobi o assumere addirittura il ruolo di neofilo mafioso. In realtà un rinnovato approccio antimafia non può che essere frutto di un'impresa collettiva, a cui partecipano diversi attori e diverse realtà che hanno il diritto e il dovere di partecipare a pari titolo, diverse realtà tutte dotate di voce in capitolo e di pari dignità. La politica, la società civile con le sue varie associazioni e movimenti, la magistratura e non ultima la cultura, direi anche la cultura universitaria. Ci sono in realtà settori del mondo universitario, e non soltanto per fortuna a Palermo, che esprimono competenze multidisciplinari e interdisciplinari sul tema delle mafie e anche sul versante delle strategie di contrasto delle mafie, e queste competenze purtroppo non sempre vengono ascoltate come dovrebbero nell'ambito del dibattito pubblico e delle decisioni politico-legislative. Ecco che direi che proprio nella prospettiva di un auspicabile riavvicinamento e di una maggiore interazione tra intervento politico, elaborazione culturale e tecnica, considero un evento importante anche da un punto di vista simbolico la stipula, cui si procederà stamattina, la seconda parte della mattinata, di una convenzione di ricerca tra la Commissione parlamentare antimafia, la Procura nazionale antimafia e le Università Cattoliche di Milano e l'Università di Palermo. Speriamo che questa convenzione possa dare presto frutti buoni e virtuosi. Sia la Commissione antimafia parlamentare, sia la Procura nazionale sono in possesso di importanti dati, anche a carattere statistico, che messi a disposizione degli studiosi che hanno tempo per farlo, possono essere fatti oggetto di analisi ed elaborazione, in vista sia di nuove proposte normative, sia di approfondimenti conoscitivi nello studio e nella interpretazione dei fenomeni mafiosi. E mi auguro, diciamo, che questa possibilità di collaborazione sul piano anche dell'analisi e dell'elaborazione non sia limitata ai soli giuristi, ma coinvolga anche, come io auspico, storici, sociologi ed economisti di cui le università dispongono, competenti proprio nei settori che ci interessano. Per quanto riguarda, fatte queste premesse generali, il tema oggetto specifico di questa sessione, il sistema penale, il titolo è volutamente molto ampio, però è noto a pressoché tutti i presenti come negli ultimi tempi le aree tematiche più rilevanti nell'ambito del sistema penale e in particolare del diritto penale sostanziale siano state e continuano a essere quelle della riforma del voto di scambio,
Un altro tema particolarmente attuale e discusso è quello di una revisione della disciplina del riciclaggio nella prospettiva di attribuire rilevanza penale al cosiddetto autoriciclaggio. Nel dibattito politico-mediatico degli ultimi tempi si è detto probabilmente in maniera eccessivamente affrettata e con una certa faciloneria che l'Italia, che l'ordinamento italiano, cioè gli ordinamenti dei paesi civili, è quello che finora purtroppo non punisce l'autoriciclaggio. Le cose in realtà sono più complicate, nel senso che anche negli ordinamenti che da qualche anno attribuiscono rilevanza penale espressa all'autoriciclaggio, il problema di come disciplinarlo, ha presentato e continua, di come disciplinarlo e di come applicarlo giudiziariamente, ha presentato e continua a presentare diversi problemi. C'è ovunque l'esigenza di evitare un eccessivo carico sanzionatorio nei confronti del medesimo soggetto che è stato autore del cosiddetto reato presupposto e poi autore della condotta successivamente di riciclaggio. C'è in qualche modo l'esigenza di tenere conto del principio del ne bis in idem sostanziale e c'è l'esigenza di tenere conto del principio nemo tenetur se detegere. Sono principi, piaccia o non piaccia, di civiltà penalistica che appartengono a tutta l'area europea. Per cui il problema di come disciplinare l'autoriciclaggio rimane un problema grosso. Avendoci lavorato nell'ambito di una commissione ministeriale istituita nel giugno scorso fino a novembre insieme ad alcuni illustri componenti anche qui presenti, ci siamo resi conto che di fronte a diverse opzioni di disciplina però ciascuna opzione presenta degli inconvenienti e non esiste la possibilità di una quadratura del cerchio veramente soddisfacente. Anch'io sono convinto che è necessario introdurre la punibilità dell'autoriciclaggio, però è anche opportuno rinvenire il modello di soluzione quantomeno meno insoddisfacente. Ritengo anche che, con questo passerò subito la parola agli interventori, ritengo però anche, pur essendo io un penalista di mestiere, c'è uno studioso di diritto penale sostanziale, che i giochi decisivi sul versante del contrasto della criminalità mafiosa verosimilmente non si giocano sul terreno del diritto penale sostanziale. Cioè ritengo che oggi i settori della prevenzione continuino a essere settori veramente determinanti e mi riferisco sia al versante della prevenzione giurisdizionale sia al versante della prevenzione amministrativa che fino ad oggi verosimilmente è stata fatta oggetto di attenzione anche da parte di noi studiosi in misura inferiore rispetto a quanto non meriti. Quindi c'è molto da lavorare innovativamente su questi due versanti. Io mi fermerei qui e chiederei di entrare meglio nel merito dei temi oggi, dei temi più attuali, dei temi più all'ordine del giorno, dei temi più controversi, anche dei temi più caldi, agli illustri interventori di oggi e seguirei proprio l'ordine alfabetico passando la parola al professore Gaetano Insolito.